materna alle scuole elementari, e da lì sono partito per le scuole medie di un altro paesino di vicino, finché non sono andato per la prima volta, diciamo, Perugia da solo, quando sono andato a scuola, alle scuole superiori, e ho iniziato a studiare musica in mezzo. Ma c'era il tuo nonno che ti ha un po' trasmesso questa passione? Mio nonno suonava il clarinetto in panna. E allora, quando ero un bambino che mi piaceva la musica, mi ha messo in mano il clarinetto. Solo che quando tu sei stato come me, e come si fa a suonare questo strumento? Era un po' difficile e non ce la facevo. E allora poi volevo fare il percussionista, perché volevo fare appunto la batteria, o mi piaceva suonare la batteria, le percussioni. Però che cosa mi ha detto mio nonno? E prima devi studiare musica. E allora mi ha mandato a studiare musica. E così ho cominciato a studiare musica da 9 anni, con l'idea di diventare un organista, perché avevo sentito un disco di Bach e mi ero innamorato di quella musica. Oltre a Bach? Oltre a Bach si è presentato nello stesso periodo in casa nostra, ha bussato alle nostre porte tramite una sua musicassetta che aveva regalato mia sorella, Michael Jackson. Ah. È vero, molti dicono: che cosa c'è di tanto simile? Guardate che state facendo. Noi vediamo le cose in contrasto. Un bambino vede le cose belle. E io avevo scoperto la bellezza in quella musica. Poi ho scoperto non solo la bellezza in quella musica, ma ho scoperto anche a mano a mano negli anni che Michael è stata una bellissima persona. Forse potete rimanere stupiti da quello che vi dico, perché ce l'hanno dipinto in un modo terribile, ce l'hanno distrutto, ci hanno presentato questo uomo come se fosse un mostro, dicendoci menzogne su menzogne. Sapete perché? È l'invidia. Perché Michael Jackson è stato un uomo che ha speso la sua vita per fare del bene, per la beneficenza e per diffondere amore tramite la musica. Bisogna conoscere a fondo le cose, bisogna andare a sentire chi ha vissuto con lui, non chi non l'ha mai conosciuto, chi non l'ha mai vissuto con lui. Bisogna leggere quello che ha scritto, bisogna vedere i fatti, le fondazioni che ha fatto, che ha fondato, i fondi che ha dato in beneficenza per costruire strutture, per venire incontro alle persone bisognose. La sua presenza in prima persona, pensate che lui era solito andare addirittura nei villaggi nascosti, nei posti dove andava, senza farsi vedere da nessuno, per vivere con la gente le stesse problematiche. E stava lì con la gente, di nascosto, per non farsi trovare. E ha fatto tanto del bene. Andate ad informarvi quante menzogne ha raccontato su di lui. E soprattutto aveva una particolarità che mi ha colpito. Michael Jackson era un uomo profondamente spirituale, un uomo innamorato di Dio, profondo conoscitore della Bibbia, pregava tutti i giorni, aveva una sua fede personale, non era cristiano, ma a maggior ragione questa cosa mi ha colpito, perché io ho capito che lo Spirito Santo può fare quello che vuole con chi vuole, non possiamo mettergli paletti che pensiamo noi. E per me Michael è stato un punto di riferimento, così come Bach. Bach era abituato a scrivere alla fine delle sue composizioni Soli Deo Gloria, che vuol dire alla sola gloria di Dio. E Michael diceva sempre: ma le mie canzoni non vengono da me, sono già in paradiso da qualche parte. Il Signore mi dona, non sono per me, e sono per tutti, cercando di trasmettere un messaggio bello al mondo, e le sue canzoni parlano solo di questo. E allora ho trovato in entrambi la stessa ispirazione: la musica viene da Dio e noi musicisti siamo solo dei poveri strumenti per poterla adorare. Thank you.
Throughout my life, I have only tried to help thousands upon thousands of children to live happy lives. It brings tears to my eyes when I see any child who suffers. I am not guilty of these allegations, but if I am guilty of anything, it is of giving all that I have to give to help children all over the world. It is of loving children of all ages and races. It is of gaining sheer joy from seeing children with their innocent and smiling faces. It is of enjoying through them the childhood that I missed myself. If I am guilty of anything, it is of believing what God said about children. Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of heaven. In no way do I think that I am God, but I do try to be God-like in my heart.